Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo all'interno dell'orto del Padre Guardiano. Qui vogliamo oggi raccontarvi con un piccolo testo di Probo Vaccarini, Don Probo, che ho avuto la possibilità di conoscere e di intervistare, sposo, vedovo, sacerdote. Una straordinaria storia, una bellissima storia di un uomo che poi è diventato vedovo, quindi si è sposato, è diventato vedovo, è diventato nonno e poi è diventato anche sacerdote. Oggi qui vogliamo raccontarvi la sua storia che ecco, parte da un'espressione di Padre Pio. Quando lo incontrò, ebbe modo di incontrarsi con lui e Padre Pio gli disse proprio: "E sbrigati". Quella mattina, fa riferimento ad un giorno della sua vita, in confessione chiesi a Padre Pio se dovevo sposarmi. Lui mi rispose con un perentorio: "E sbrigati". Indeciso sulla scelta perché era un tipo che non voleva tanta acqua nel vino e vedevo certi miei amici già così sicuri di sé, finiti poi nei guai. Sentivo passarmi la voglia di sposarmi. Chiesi ancora consiglio a Padre Pio e lui rispose: "Vedi, è semplice. Fai un triduo alla Madonna e in questi 3 giorni non pensare minimamente ad alcuna ragazza, ma confida interamente in lei. Vuoi che la nostra mamma celeste non sappia trovare la sposa adatta per te?" Guardai così il mio interlocutore, cioè Padre Pio, stupito, mortificato, perché mi ero angustiato tanto, mentre la soluzione era così facile. Rispose: "Non ci avevo pensato. Domani mattina a Rimini inizierò il triduo". Ecco, Probo Vaccarini era di Rimini. Compiutolo con tanta serenità e fiducia, dissi alla Madonna: "Il mio dovere l'ho fatto, ora sta a te il resto". Difatti l'occasione si presentò subito. Nel pomeriggio del giorno dopo dovevo passare a prendere un amico da sua zia. Costei, adocchiato, mi portò il discorso su una certa Anna Maria che abitava di fianco a casa sua. Mentre mi descriveva le doti della ragazza, io provavo già un certo interesse, un interesse crescente. Mi disse che l'avrei potuta incontrare quando usciva dalla chiesa, dopo la funzione della sera. Ripensando a quel "e sbrigati", non persi tempo e la sera stessa andai alla benedizione. Riuscii ad individuare in quale panca lei fosse. Quando uscii con la scusa di portare i saluti di un'amica, mi presentai. Rimase sorpresa per essere stata fermata da una persona mai conosciuta, però mi ascoltò gentilmente e mi ringraziò. Cercava di andarsene con molto garbo. Le mie domande erano incalzanti, la costrinsero a trattenersi e quando capì che la sua amica c'entrava ben poco, lei arrossì. Prima di lasciarla le manifestai il desiderio di incontrarla di nuovo e così Anna Maria mi salutò accondiscendente. Rientrato in chiesa, mi sedetti alla panca, in fondo. Rivedevo la compostezza di quel viso che nella sua timidezza rivelava tanta dignità materna. Dopo un saluto alla Madonna me ne andai, pensando al secondo incontro. Questo non si fece attendere, poi ne seguirono tanti altri. Infine ci fu una certa intesa. Volli pure la conferma del mio padre spirituale per essere certo che non fosse stato qualche intrallazzo di quel cosaccio, ma al "va bene" di Padre Pio, accompagnato poi da un sorriso, fui tranquillo e riferì così la risposta anche ad Anna Maria. Certi di essere sulla strada voluta da Dio, cominciammo i preparativi per il matrimonio. Nozze ben diverse da quello che generalmente si chiede, ma stavamo qui a San Giovanni Rotondo e era proibito in quel tempo celebrare matrimoni, allora decidemmo di sposarci a Monte Sant'Angelo oppure sul Gargano. 2 ore prima prendemmo la benedizione di Padre Pio e il suo augurio è stato questo: il Signore vi dia una famiglia numerosa e santa.